Il secondo grande filone è quello delle vicende romanzesche vissute da ciascuno dei cavalieri, filone che si riaggancia alla materia bretone, ossia alla tradizione del romanzo cortese cavalleresco. Sono due le vicende più importanti tra quelle raccontate da Ariosto. La prima è indubbiamente quella di Orlando, che si innamora di Angelica e la insegue invano, fino a impazzire d'amore per lei e a perdere il senno. La seconda è quella di Ruggero, un pagano, campione dell'esercito di Agramante, e Bradamante, una guerriera cristiana, sorella di Rinaldo, paladino e nipote di Carlo. La prima storia, quella della follia di Orlando per amore, dà il titolo al poema. La seconda, quella dell'amore del pagano Ruggero e della cristiana Bradamante, permette lo svolgimento del tema encomiastico, cioè dell'elogio della casata d'Este, che trarrebbe origine proprio dal matrimonio tra i due personaggi, celebrato alla fine del poema.